tante cose a cui si deve pensare quando si ristruttura, ci sono anche i pavimenti. E qui si apre davvero un mondo, però questa puntata la vogliamo dedicare a un solo pavimento in particolare, all'SPC. La scelta dell'SPC non è per niente casuale, anzi, l'abbiamo proprio scelta perché avevamo delle caratteristiche in questa ristrutturazione che necessitavano A di bassissimo spessore, quello che abbiamo utilizzato noi di 5,2 mm. B doveva andare sopra un pavimento, sopra una piastrella, e quindi qualche cosa che fosse ovviamente sovrapponibile e non desse problemi. C, il tempo. Non avevamo tempo, dovevamo trovare qualcosa di estremamente veloce e facile da posare. La caratteristica migliore di questo pavimento, secondo me, è il fatto che lo vendono già preaccoppiato al materassino, quindi rispetto ad altri laminati in cui il materassino è a parte, in particolare quello che ho scelto io è già preaccoppiato, cioè la plancia è già preaccoppiata con uno strato di sughero. In particolare io ho scelto questa tipologia di prodotto perché mi piaceva l'idea che fosse accoppiata al sughero, che ha tantissimi vantaggi, tra cui quello anche di isolare acusticamente e termicamente. Che cos'è questo SPC? Non è nient'altro che una plastica, sostanzialmente, mischiata con delle polveri minerali che rendono questo pavimento particolarmente duro e resistente. Quindi anche in pochi millimetri è in grado di garantire davvero un'ottima tenuta nel tempo. La cosa bella e particolare è una che non teme l'acqua e l'umidità, e quindi non dà assolutamente problemi quando lo laviamo o in caso di ambienti umidi. Un altro grande plus di questa tipologia di pavimenti è che resiste ai graffi. Per chi come me ha animali, effettivamente è un grandissimo vantaggio. Prima di passare alla parte pratica, sulla fiducia mettete un like. In questo video non sarò io proprio direttamente a realizzare il progetto, anche se mi sono cimentata, mi sono fatta aiutare da una persona esperta e quindi mi trovate nel ruolo di garzone. Non mi rimane altro che dirvi di seguirci anche sul blog www.lacoloratrice.com e se avete delle domande, noi siamo sempre a disposizione. Vai con la parte pratica! La prima cosa da fare ovviamente è acquistare il pavimento. Calcolate quando prendete le misure anche gli eventuali scarti. Gli strumenti indispensabili sono questi: un martello di gomma, taglierino con le lame nuove e possibilmente abbastanza robusto, e una squadra in metallo. I tagli sono in realtà semplicissimi da realizzare. Occhio alle dita. Dopo aver preso le misure e segnato con una matita il taglio, si passa il taglierino un paio di volte. Va inciso, non tagliato, perché per romperlo correttamente usiamo molto banalmente le ginocchia. E olè! Tac! Semplicissimo. Gli incastri sono la parte più delicata. La cosa importante è verificare che l'incastro sia perfetto. Nessuno spazio deve assolutamente intravedersi tra le doghe, sia sul lato corto sia sul lato lungo. In caso ci si può aiutare con il martello di gomma. L'importante è essere molto delicati e sentire l'incastro, non sentite un vero e proprio click quando avviene l'incastro, però ve ne accorgete, nel caso muovete delicatamente finché non riuscite ad ottenere il risultato, come in questo caso, no? Muovete veramente molto delicatamente e cercate l'incastro perfetto. Continuate così per tutta la superficie e alla fine otterrete questo risultato. Diamond District in the